l'avevo messo pure lui oggi, perché ci doveva stare pure lui, no? Che doveva commentare, no? Ero curiosa di sentire dalla sua voce che cosa, Andiamo avanti. come ha vissuto ieri Non se ne Sanremo. importa. Ma l'avete visto voi Sanremo ieri? È certo che l'ho Il visto, ragazza. duetto l'hai visto, quindi i duetti Ho l'hai visto visto. tutto. Ah, Ho visto tutto. mamma. Andiamo per gradi. Andiamo per gradi. Non mi far parlare. Innanzitutto, io per fare questa diretta ormai sto facendo degli investimenti. Come si vede dagli occhiali, ho comprato anch'io il famoso ring che mi ha consigliato la mia amica Nina Soldà. Bravo, oh, fallo vedere però. E come faccio a aprire? Come faccio a vedere? Ah, già, non puoi farlo vedere. Beh. Oh, C'hai ragione, c'hai ragione, c'hai ragione. però si vede riflesso negli occhiali. Si vede riflesso negli Si occhiali. vede, si vede, sì, si vede, si vede. Ah, Sì. adesso facciamo. Gli ho Io messo ho la un batteria poco del. quasi scarica. Ah, vabbè, comunque andiamo avanti. Allora, prima di Sì. passare alla classifica, questi Sì. Ho sono giocattoli vintage. La visto, ho visto. collezione, Ma la c'è mia anche collezione. la trottolina, c'è, ho C'è la visto. trottolina e i Ah! giocattolini degli anni 60, nella Che collezione di Eddie ricordi, Christian. bellissimo. Allora, io prima di passare alla classifica, cara Nina, ho, diciamo, consultato un po' i giornali. Ecco. Ho consultato i giornali. La notizia ormai di dominio pubblico è che gli ascolti quest'anno rispetto all'anno scorso sono bassi rispetto all'anno scorso, ma comunque alti. Perché 10 milioni di telespettatori a te ti facessero schifo? Lo so, ma vuoi mettere insomma, la situazione di quest'anno? Vuoi mettere che l'Ariston è vuoto? Vuoi mettere che non c'è il pubblico? Vuoi mettere che lo sforzo è doppio per Amadeus e Fiorello per mandare avanti la baracca? Vuoi mettere? Quindi per me 7 milioni sono ottimi, dai, nonostante, no? Ma Tu che dici? assolutamente sì. Ecco Dai. qua, mi sono spostato un po' leggermente. Allora, Chi è? che è successo? Scusa un attimo. Rish, Ma c'è gente che scrive, gente che non sento da una vita. Ma misteri, rish. Chi è? misteri. E non, dimmela nell'orecchio, chi è? No, 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 beh, non lo conosci, però è un mistero vero, eh? Vabbè. Vabbè, Senti, allora, allora, stringiamo, diciamo, stringiamo. quindi, tu che cosa hai Nina, la letto? cosa Qual è la interessante, notizia? Qual è la notizia del la cosa giorno? interessante l'ha detta Amadeus, ha detto, ovviamente quest'anno, come tu hai giustamente sottolineato, gli ascolti sono anche un po' bassi perché gli italiani non vogliono tanto divertirsi con questi chiari di luna e ci hanno pure ragione, o no? Certo, è certo. E lui E ha poi basta. fatto. È solo questa la No, notizia del dicevo. giorno? No, aspetta. Lui ha fatto questo paraustiello, ha detto, è un po' come una festa di compleanno. Quando una persona è arrabbiata, non ha voglia di andare ad una festa. E c'ha ragione. Hai ragione, certo, come no. Beh, comunque io mi sono sottolineato, ho evidenziato Bravo. tutto l'articolo su, ed è in pratica, tu hai fatto il sunto, È perché certo. ci sono questi chiari di luna. Ok. Gli ospiti che ci sono stati veramente interessanti. Ad esempio, mi è piaciuto molto Antonella No, Ferrari. ma parliamo del gossip prima. E a gossip in uno Ma dei, sono come altro. Ibra? Come si chiama? Ibra, che non viene mai. Ibrahimovic, Ibra, Ibrahimovic. ecco. Ma Ma l'ha scusa, imparato forte. che è stato scortato con la moto ieri per arrivare Io in questo. tempo all'area. Questa è una figata. La figata è che O Cristiano stava venendo con la sua macchina e il suo chauffeur, ma ha incontrato un Appunto. incidente che ha bloccato la macchina E sull'autostrada. lui che Allora, ha visto che ha fatto? fatto? Ha fermato a 1,5 con motorino. Hai Bene. accompagnato un attimo a Beh, ma è Sanremo. divertentissimo, no? Quel povero Cristiano che stava tornando dal lavoro e stava andando a Genova, alla Spezia, mi ricordo, allo Stevien. Non mi ricordo, allo Stevien. Ha cambiato rotta e è andato a Sanremo con Ibrahimovic. Lo so, pensa te. Ma si è trovato E c'è pure stato uno. tanto di prova, con tanto di filmato, hai visto ieri? Mi ha chiesto pure uno, però. Visto? Mi ha chiesto pure uno. Senti, E e che quindi. gossip sai tu? Che gossip No, sai no, tu? questo mi ha divertito molto Ah, ieri. non dimmi più gossip. No, 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 no.
Va bene, senti, no, e poi c'è l'intervento di questa attrice, no, che ha dichiarato... c'è l'intervento di questa attrice che bisogna dire mi ha molto colpito, a parte commovente, commovente perché è una malattia. No, perché quando ha finito il suo monologo ha detto: io non sono la sclerosi multipla, io sono Antonella. Sì. Sarà bellissima. Sì. Sarà bellissima. E che per 20 anni ha dovuto nascondere questa cosa perché nessuno le credeva, no? Che stava la male. La tua idea. Ah, lo so. Anzi, hai idea. Anche senti, a me, come l'ho vista, mi è venuto il magone, sì. Ragazza, allora passiamo alla nostra classifica. Vediamo ecco. Un po'. Allora, no, ma di Simona preso... Ventura non dici niente? Ma dillo tu, cara. Dillo non ci sei rimasto male. A me è dispiaciuto. Che poverina, non può. Domani non la vedremo noi. Allora, la ragazza. A me dispiace. Sì, la ragazza è uscita positiva al Covid. Mi dispiace. Okay. Posso dire che mi dispiace? Certo, però non sta ciungata di Nanolietta. No, che c'entra? Però che non può partecipare all'evento. Non può partecipare all'evento, dai. E non vedi il cacchetto? No, non è quello. È proprio, è Madonna, che... come sei... Materiale! No, ma sei troppo materiale. Ma no, ma lì c'è... Signora! Sì, ma tu stai esagerando, eh. Tu dici? Sei cinico, sei. Metti un po'... Cinico, metti un po' di sentimental, o no? No, hai ragione, posso dire la verità? Posso dire, la ragazza ultimamente sta passando un po' di guai. Non lo so, perché non lo so quanti guai sta passando. No, nel senso però... che la stanno chiamando, la si può vincere. A me dispiace che questo mostro ha bussato anche alla sua porta, ecco. Senti, Nina, ma secondo te questo neon a me non mi deturpa? No, assolutamente. Ma mettici anche un filtro, no? Li metto io i filtri. Metti il filtro, tu che puoi. Vai e scegli su Instagram ti dà dei filtri e tu ne scegli uno. Ah, no, ma forse lo fa chi comanda la diretta, fa te. Ah, sì? Ah, no, forse no, hai ragione. Aspetta, come si chiama filtro tuo? Chi se lo ricorda? Non lo so, non me lo ricordo. Forse lo leggi, però tu lo leggi. Lo sto vedendo. Ah, vedi? Ecco, vedi? Vedi? Con quante nuvole. Mamma mia, che ti sei messo dietro? Senti, dai, parliamo dei duetti, dai. Parla dei duetti. Parla di ieri. Allora, sì. Chi ti è piaciuto? Allora, chi mi è piaciuto? Io ormai... Nessuno. No. No, 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 ragazzi, io mi ricordo, io ho preso appunti, vedi, guarda, io ho fatto una classifica con 3 sezioni. Ok, ma lascia la classifica, chi ti è piaciuto a te? Lo dico subito, i top. E chi sono i top? Dimmi. I meno top. E i toppini? E per niente top. Ok, vai. Allora, nella mia top ci ho messa Noemi e Neffa. Fulminacci e Lundini con Roy Pace. Cosa so che Roy Pace? Sì. Mi è piaciuto ieri Extra Liscio col Cassaccio. Mi sono piaciuto anche perché è un ricordo mio atavico. Sì. Prima del bambino. Hanno, voi lo dite a Roma, hanno rivoltato. Si sono rivoltati, dici? No. Quando una cosa è bellissima, hanno rivoltato. Ah, ok, hanno svoltato, ok. Dici tu, hanno rivoltato. Hanno rivoltato. E chi? I Maneskin con Manuel Agnelli. Ah, è vero, hai ragione. Hai ragione. Amando, è bellissima. Bellissima, amandoti. È stata una bellissima energia e era una buona musica. Bravo. Una buona musica che, visto come si batte che chitarre elettriche fenomenali, e però ho una piccola, guarda, la faccia mia sotto i piedi loro, però la regia televisiva secondo me non era granché, perché non capivo tantissimo, hai capito? Era un po' incasinata. Distratta. Un po' che troppa cosa, ok. Senti, è la ragazza che ha cantato Prison Calling Hands and Chuso, l'ha rifatto il verso di Celentano. No, non ti è piaciuta? No, non proviamo, con i no. banchi moderni, quelli... Sì, ma
sì, ma non, ci manca un quid. Ci manca un quid che non mi piace. Pensa, a me è piaciuto. Oddio, ti posso guardare. Che ti sei messo? Ti sei fatto il ciuffo verde? Oh, Madonna. Madonna mia, c'è un pavone, sei. Allora. Oddio, guarda. Hai detto questa cosa dei filtri? Eh sì. Tira baci, mo ti fai il tira baci. Oddio, Cosimo. Senti, il top top è stata pure Orietta Berti. Oh, la Berti, sì. La Berti è la prima in assoluto. Io senti, che amo solo te con le Deva. Oh, stranamente anche Arisa mi è piaciuta, eh? Arisa con Michele Bravi, eh? Certo. Vero? Arisa, guarda che Arisa è arrivata nella classifica, è arrivata alla... ecco. Al quinto posto. Al quinto posto. Sì. Senti, vabbè, comunque torniamo ai due. Ma tu hai capito che la classifica dell'orchestra Orecchi Aperti al secondo posto? Ehi. La classifica dell'orchestra, sì. Però. Ma perché l'orchestra capisce musica, ma tu hai capito che l'unico che sta cantando là è proprio Orecchi Aperti? Lo so. Ma tu hai capito? Io tifo Orecchi Aperti sempre, tutta la vita. E invece la classifica generale la danno al nono posto. Hai visto? È zumbato però, che stiamo quasi agli ultimi posti, quindi grazie all'orchestra. Sì. Ragazzi, bisogna comunque dirlo, i 300 della demoscopica, non è che ne parliamo di, ti ricordi, nella prima serata? Che sì, è vero, sì. I 300 della demoscopica, non è che ne sanno le valigie, infatti l'orchestra, chi dovrebbero votare gli orchestra e saluto? Lo so, c'hai ragione. Oh. Ma secondo te questa sera, delle nuove proposte, chi sarà il vincitore? Tu posso dire la verità? Io l'ho già postato su Twitter, il mio. Esatto. Tu l'hai fatto? Le nuove proposte, io ne sto capendo proprio. Ma veramente? No, ne sto capendo. No, dai, sono bravissimi. Sì, saranno pure bravi, ma io ne sto capendo. Ma mettono un filtro, va. Gaudiano, io ho messo Gaudiano, sai? Gaudiano, ti piace a te Gaudiano? Sì, a me piace tanto. Con non mi ricordo il Spari, aspetta, com'è che si chiama? Gaudiano diciamo che dei ragazzi, i quattro che sono passati, mi piacciono tutti e quattro, però spero che vinca Gaudiano. Beh, io la verità no, nessuno ma uno deve vincere, però capito? Prima di andare avanti, Nina, salutiamo qualcuno. Ciao Laura, ciao Andrea, ciao Formisano Flavia, ciao Cielo Azzurro Bianco, ciao Rospin, Mariolino Pinco, Periangela Ciuto. Non scegliete questi nomi difficili, non c'è stato né passato, né stato in Parigi. Ciao Pacifico, ciao Francesco, ciao Patrizia, ci saluto, Loredana Candurro, buonasera, Paolo Perucco, ciao. Si salutano tutti, ma nessuno dice la sua. Ragazzi, mettete una domanda. No, ma nessuno parla di Sanremo. Forse non l'hanno visto ieri. Boh. Nina, sei elegantissima. Nina, sei bella. Nina, sei... Hai visto? Mi sono messa le stelline, hai visto? Ho le stelline. Tu sei la stella madre. Ma non hai notato che ho spuntato i capelli? No, non vedi? Ma perché tu a me l'hai notato che ho spuntato i capelli? Beh, si vede, certo. Come. Guarda che bella riga netta che hai qua. Perché tu te la fai fare, vero? Ma non mi dici niente. Ma non l'avevo visto. Ma adesso che ti sto guardando meglio, guarda, mi pare proprio veramente Valentina, quella Valentina. Hai visto? Sì. Hai visto? Perché ogni due settimane vado e li spunto, lo sai? Perché così mi ha detto il parrucchiere, che ogni 21 giorni, per lasciarli sempre così in misura, vanno spuntati quel mezzo centimetro. Io ogni 21 giorni vado, penso. Ah, brava. Uè, Francesco il contadino, ciao Darwin. E chi è? È Francesco, si chiama Francesco, partecipò come contadino sexy al ciao Darwin. Ah, ho capito. Polvere da sparo si intitola il pezzo. Ah, ecco. Comunque, però ascoltalo stasera. Devi ascoltare stasera. Sì, stasera lo ascolto.
Allora, io sono un rettoriano degli anni Ottanta. Rettore del Grimaldi, dopo, anche se ultimamente sono cresciuto, no. Però io colleziono tutti i suoi dischi. Non vedo l'ora di andarmi a comprare il disco che ha fatto con la rappresentante di Vista, Splendo Splendente, una delle versioni. È stata brava. Sì, ne venga a decino, anche se non è, insomma, non è stata eccessiva. L'ho messa. Nonostante io sia un rettoriano, la Gimisena è meno top. Ah, ecco. Pensa che lei dice che è arrivata in ritardo ieri sera, chissà dove stava, dovevo uscire prima, no? Ma io ho pensato che lei sia entrata dopo perché l'hanno concertato insieme, che doveva entrare in quel momento. Non lo so, pare che... Non so. Fosse scudate trasiano. Secondo me sì, in ritardo, sì. Allora, ma qui cosa dicono? Niente, non dico, no, c'è nessuno... Ah, ti voglio dire una cosa. A me Aiello, nonostante sia... A me mi piace Aiello. No, Aiello, per carità, piace. Aiello piace. Ma guarda, ieri quando ha fatto con la canzone Gianna, con, sì, come si chiama? Con Vegas Jones, mi è piaciuto. Sì, anche a me. Tende che la camminata strana, eh? C'ha quella camminata strana. E a volte non si capisce neanche cosa dice, però... Sì, vero. La prima volta che ha cantato non si capiva niente. Senti, ho una frase che ti vorrei far dire. Oh mamma, ma inerente a Sanremo? No, non c'entra niente con Sanremo. Il signor... c'entra con Sanremo. Il signor Bugo. Bugo, sì. Cosa ci azzecca, tu dici? Già che non ci azzeccava niente. Poche pinguini tatti ci ha fornuto i fa. Perché i pinguini non ti piacciono? Non ti piacciono? Oddio Cosimo, ma io sono pazza dei pinguini. Non rovinarmi i pinguini, eh. Chi te tocca questi pinguini? No, vabbè, comunque Bugo non c'è niente. Però senti, scusami, mi viene da ridere, perché noi parliamo, critichiamo, Però bisogna esserci lì su quel palco. Pussamaro! Capito? Cioè uno dice guarda quello come ha steccato, guarda quello che è andato fuori. È facile, no, dirlo? È bella a parlare. Dai, a Napoli si dice è bella fa. Ecco, però è anche vero. Però è anche vero che se sono professionisti, no? E si reputano tali, non dovrebbero steccare. Giusto, quindi sì. Forse il fatto di un anno di silenzio, magari hanno provato poco in casa le corde vocali, magari le corde vocali sono un non ci sono molto indurite, che ne so, l'orecchio musicale se n'è andato chissà dove, perché Tu dici che si sono intostate le corde vocali? Che secondo me qualcosa è successo, perché alcuni, tipo anche Renga ieri ha steccato da paura. Cioè ieri Renga non c'era proprio. No, beh, infatti, chissà che cazzo ha passato, Renga. Capito, però, quindi? Tu stai fuorviando dal discorso, perché io ti avevo proposto di dire una cosa. Ah, dimmi. Bugo, no? Aiello, l'esibizione di ieri, se va così, sì. È perché lui sta sempre così. Pareva Pulcinella spaventata in Maruzzo. Sì, è vero. Sentiamo. Pareva o Pulcinella spaventata. Arrivederci! Dimmi! Dice. Pareva. Pareva. Pareve. Pull Chanel. Spavandata. Rai Maruz. Ripeto. Me lo sono dimenticato. Pareva Pull Chanel spavandata in Maruz. Pareva Pull Chanel spaventata in Maruz. Che non è cazzola o cazzola. Nina, ripeti con me. Sì. La gitta da mezza botto. E che cosa vuol dire?
che è una mezza schifezza. Ah, la git una mezza botta. Bravo. Ok. La git una mezza botta. Bravo. Vediamo nei miei appunti se c'è qualche altra cosa. Aspetta. Ecco, vediamo nei tuoi appunti. Senti, allora, ma la ragazza ieri ti è piaciuta? Ma davvero? La top model ti è piaciuta? Bella, bella top model. La vedo, sai cosa? Non è sensuale, è proprio particolare, capito? C'ha un viso particolarissimo. Cioè, proprio, capito? Un viso proprio da copertina. Sì. Un viso da top model. Oh, ma ti è piaciuta nel contesto di ieri? Sì, ti è piaciuta? Sì, grafa. Due parole da Riccio. D'altra parte, comunque, attenzione, quelle le passerelle fa. Certo, è vero. Cammini che dire, non la lingua. No. c'hai ragione. La poverella, 22 anni. Però ragazza, da staccarona, poi c'ha questo viso importante, hai capito? Bello. Però qualcuno la vede, Ivana, dice meglio Elodie. Qualcuna dice che è stata più brava Elodie, che è una cantante. Ragazzi, avete ragione che è stata più brava Elodie. Ma qua Francesco... non è questione che è più bravo o chi ne è bravo. Francesco qua dice, bella la top model, ma un po' noiosa all'apparenza. Ciao ragazzi, uè, Cristian è geloso. Qualcuno dice, non lo so. Poi dopo, vabbè, comunque, senti, dai, qualcuno vede Sanremo, però nessuno qui dice chi delle giovani proposte potrebbe salire sul podio. La canzone di Michelin, Matilde, bravissima. Meglio lo di. Allora, Francesco Wonder 84 dice: a me piacciono tantissimo Orietta Berti, Arisa, Irama, Herbal Meta. Allora, praticamente, infatti, i quattro che stanno in classe, secondo me saranno i quattro che andranno sul podio. Tu dici, eh? Sì, saranno sì. Loro, eh. Guarda, l'hai tutto quanto. Herbal Meta, Irama che tra l'altro rispecchia appieno la questione civile odierna, cioè quella di partecipare alle manifestazioni, allo studio con lo smart working. Sì, cioè lui si è trovato ad essere praticamente coinvolto nel, insomma, è positivo. Capito? Lui non è, la colpa non è stata tanto sua, la colpa tra virgolette, sai chi si è pigliato Covid? Un suo collaboratore, no? Così un dicono. Un parrucchiere eofonico. Ah sì, due quindi, il parrucchiere non lui, fonico. Il suo staff, e quindi l'hanno mise. Poverino. Sì, però gli hanno permesso di partecipare cambiando il regolamento. Che è stato sono accettato. Stati bravi, dai colleghi. Sì. I colleghi sono stati bravi. Ma chi si rischia più di vincere però? Smart working, smart home, chi si rischia più Ma lui vincere? È bravo, è fortissimo, ha carisma, è potente. E poi napoletano. E che vuol dire? Mi fai morire, guarda. Senti, la classifica, la diciamo? La classifica di che cosa? Di tutti i pezzi che hanno partecipato ieri. Ah, e la Madonna, come la classifica? E allora, io la tengo tutta qua. Allora, c'ho la classifica dei 26, dei duetti ieri. Io c'ho... La top 10? No, io c'ho solo la top 10 qua, perché io qui la leggo direttamente da Sanremo Rai. La prima è al decimo posto, sei Maneskin, poi c'è Orietta Berti al nono, all'ottavo Extra Liscio, quello che piace a te, poi c'è Malika Ayane, Lo Stato Sociale, Irama al quinto posto, Arisa al quarto, Willy Peyote al terzo, Annalisa seconda e Herbal Meta primo. Ma quindi Noemi non c'è. Noemi non c'è stata la top 10, capito? Nella top 10 non c'è, non c'è. No, perché lei è arrivata, purtroppo, è arrivata a 17esima nei duetti, che ha pesato la sommatoria della prima e della seconda. Ah, ecco. La sommatoria ha pesato sulla... È un peccato, perché Aguaglione è capace. Però adesso dobbiamo vedere che sommando la classifica dell'orchestra, bisogna vedere domani... No, ma stasera cosa succede, no?
Sì, esatto. E domani poi... La rimane sta finale, sta poca fa. Sì. Rimane sta finale. Però guarda... Ma qualcuno da già sicuro... Come si chiama? Non Arisa, Elisa. Chi? No. Annalisa. Come si chiama? Annalisa? Annalisa. Sì. Qualcuno, ma guarda, ma che è normale. Annalisa ed Erma Meda stanno già. Erma Oprim e Annalisa Osutur. Però quindi tu rimarrà così? No, non rimarrà così. Magari no. Ci sarà un colpo di scena e la Berti. Sì, non rimane così. Non rimane così. Però mi dispiace soltanto, guarda, mi dispiace tanto per Orietta Berti, perché la canzone è veramente carina, la canzone. E poi lei canta bene. Ma poi canto vero. Sì, davvero. Canta veramente, sì, sì. È una bella signora. Sì, sì, sì. Babbo, che ora mi ha fatto? Ma Achille Lauro ti piace con i suoi quadri? Ah, bravo! Achille Lauro, ma ieri sera non tanto. Ieri sera non tanto, Nina. Ecco, spiega perché. Perché sembra che adesso lui voglia cuffiare se stesso, voglia fare la parodia di se stesso. Cioè, quindi... vuole fare eccessivamente l'eccessivo. Crede? E quindi non è più credibile nel suo essere particolare. Sì, perché quando... vai alla ricerca dello stravagante a tutti i costi, del controcorrente per forza, rischi poi di essere veramente la parodia di te stesso. Chissà stasera che cosa ci presenterà. E ci ha sollenato la moto con quel costume, con quel stronzo. Madonna, ieri era tutto così pieno di... Chissà quanto ci ha messo per togliersi tutta quella ieri addosso. Era tutto stile imperiale. Tutto stile imperiale, sì. Emma è stata brava però a interpretare. Sì, Emma, sì, Emma a me mi piace. Emma mi piace. Ma pure lui mi piace, però vuole per forza scandalizzare, vuole per forza attirare l'attenzione, credo. Daniela! Cioè, chi scusami. È Daniela? No, chi è Daniela? Ecco, Daniela, ciao Daniela! Baci! È una mia amica. Sta ridendo, Daniela, sta ridendo. Ciao, Daniela, rinomina! Certo! Senti, qui dice Cola di Pesce di Martino, splendido arrangiamento, stile anni 80. Sì, è vero, sì, è vero. Sì. L'altra sera dicemmo proprio questo. Ecco. Achille Lauro sopra le righe, dicono. Quello appunto stavamo dicendo, bravo. Cuori anche a te, cuore, Dani. Daniela, cuore. No, scusami, Cosimo, una roba di... Va bene, vai facile. Non mi sono piaciute le nuove... Renata dice che non le sono piaciute le nuove proposte. No, davvero? Nessuna? Un messaggio personale per Giacomo Copertone. Sì, Giacomo, e anche tanto. Ma, chissà. Stasera ci sarà la Palombelli, lo sai? Sì, lo so. Senti, voglio provare qualche altro filtro, vediamo un po'. Gioca. Che mi consigli? Non lo so, io, quello che ti ispira, vedi? Wow! Ti diverti, eh? Vediamo un po'. Piumage. Oh, bellissimo questo. Oddio! Achille Lauro! Te lo stavo per dire. Però togliti gli occhiali un attimo. Togliti gli occhiali. Oddio, sei uguale. Oh, Madonna. Così, sei pronto per andare a Sanremo? Sul palco, sì, sul palco. E che cosa canteresti con queste piume sulla testa? Allora, fammi pensare. Con le piume in testa. Adesso canta Coccos. Gli uccelli, no? Deve cantare qualcosa di Inerenti gli uccelli. Che ci sta? Aiuto, qualcosa. Ah, allora, ma canterei un classico di Sanremo. Vola colomba bianca. Oddio! Ma ci prova, ci prova. Vai. Vola colomba bianca, vola. Diglielo tu. Ah, giusto un altro.
No, sei bravissimo. Ma guarda che non sarà più sola. Sei bellissimo con queste piume in testa. Oh, sei no, stupendo. Togliti gli occhiali un attimo. Avvicinati. No, ma sei... Guarda, stupendo! Bellissimo! Oddio! Mettiamo noi qualcuno a sopra. Ma guarda, perché poi devi sapere che senza lento se, non ci vedi. Dei comprato. Vediamo quattro cose, aspetta. Daniela dice che sei bravissimo. Crekis? No, questo no, c'è cioè, tre labbra. No. Nuvole. Oddio, il fantasma. Oh, vedi, anche questo è bellissimo. Togli gli occhiali. Wow. Proviamo, Nina, troviamo un'altra canzone. Cosa sei stranissimo sei. Troviamo un'altra canzone che abbia, capito, assonanza, che può attinenza. È attinenza, ho capito, ma... Abbia attinenza con le fiamme dell'inferno. Ragazzi, suggeriteci una canzone. Non lo so, che cosa... nella buona, cattiva sorte, ti amerò fino alla morte. Dai, ti stiamo perdo, vai. Non asaci. Ragazzi, suggeritemi una canzone inerente al che abbia attinenza con le fiamme. Accendi un diavolo in me. Non è nelle mie corde. Ho capito. No. Ma scusa, e fai una cosa. Allora fai una cosa, Nina, piglielo tu sto filtro e accendiamolo insieme. Ma non lo so mica se. Ma ce l'ho anch'io, dici? Certo, io non l'ho... certo. Devi scorrere, scorri più annanz. Devo scorrere più annanz, mi dice. Ma io non ce l'ho. No, la tarantella col diavolo in fuoco non ci sta. Toglilo. Oddio, mi fa impressione però. Mi fa veramente impressione così. Madonna, guarda. No, io non ce l'ho. Mi spiace, ma io non ce l'ho. No, te lo giuro, io c'ho il gatto, io c'ho questi, c'ho... La gaffa! No, ti giuro, aspetta. Vediamo questo. No. Se bruciasse la città... ma... Se bruciasse la città! È vero, però non tengo a memoria. Questo non ce l'ho. Ah, io non ce l'ho, Ma dove li prendi questi filtri? Non ho capito io. Allora, sono andato... dove stai tu? Devi scorrere più annanz. Chi annanz? Io scorro, ma non ce l'ho. È quasi l'ultimo, è il terzultimo. Questo mi ha messo le ciglia più lunghe, vedi? È il terzultimo, teso. È il terzultimo, io c'ho questo. Pure bellino. C'ho questo. Nina, senta a me. Aspetta, fammi vedere che cos'ho. Ho questo? No. Questo, non ne ho più. Oddio, che impressione che mi fai, veramente, guarda. No, non ce l'ho, non ce l'ho, che ti devo dire, non ce l'ho. Vabbè. Allora, vediamo un poco. Chi sei trasparente? Non ci piaci? È vero, io sono, secondo me... Oddio, no, dai, veramente, dai, mi fa impressione, dai, veramente. Ma come mai? Ma come mai tu hai questi filtri e io non li ho? È perché io sono speciale. Ma li prendi tu? Non lo so, dove li hai presi questi filtri? Oddio, che impressione che mi fai. Due bambini dicono qui, Due bambini, Vediamo un po' se c'ho... Io non c'ho più niente, ho esaurito tutto, vediamo un po'. Ecco. E le diso palco le... Ma tu ieri l'hai visto tutto il festival? Sì, fino alla fine, Sei riuscito? Sì. Io sì, no, sì, lo sì. Sai, io dopo...
dopo, oddio, com'è che c'ho un vuoto io? Emma. Dopo Emma io sono crollata, lo sai? È perché Achille sa, perché l'esibizione, la performance... Achille Lauro, sì, io dopo quella esibizione... È stato un poco soporifero. Mi sono persa Gaia, che pare che sia stata bellissima. Oddio, Cervo a primavera. Oddio, questo ce l'ho, questo filtro, vedi? Chissà perché, vero? Questo non ce l'ho. Babbo. Ninetta. Senti. Rish. Mezz'ora è passata. Io già pus, no. Ecco, io pure, quindi capirai. Fodi tu che cosa prepari stasera? Guarda, allora, voi sapete che noi stiamo seguendo la nuova terapia alimentare. Questa Ecco. sera è prevista. Noi abbiamo, prima del primo piatto, abbiamo le crudité. Ok. Ok. Con pane, col pane? Ma qua pa! Scordare il pa! Abbiamo un'insalata di lattuga senza olio, con limone e senza sale. Un po' 100 grammi di lattuga, 100, dico 100 grammi di lattuga a testa. Ma Poi allora abbiamo perché 100 grammi? 100 grammi, tutto a grammi, Ma tutto pesato. la lattuga fa ingrassare? Senti, no, allora, questo nutrizionista Sì. è anche un... Lui fa i calcoli con le reazioni chimiche. Lui fa i Ok. calcoli con la glicemia. Allora lui Ah, ok. ti abbina gli alimenti, ti abbina gli alimenti. Aspetta, sto cercando un filtro simpatico. Parlami di questo serio. Allora lui ti Lui abbina ti abbina gli alimenti. in base alla glicemia. Sì. Allora, lui, a quelle che ci capiti io, ti dà degli alimenti dove si equilibra la glicemia per la perdita del peso. Ma nello specifico, io non te lo so dire, però per esempio ci ha dato una dieta dove tutti gli alimenti devono essere quelli, cioè non è che devo sostituirli con un altro a capa mia, devono essere quelli. Se lui dice kiwi, deve essere kiwi. Se dice Oh, la no. dieta col pesce spada, deve essere la dieta col pesce spada. Ok, ma se tu dici 100 grammi di lattuga, perché 100 grammi? Lo so, La ma non lattuga fa ingrassare, per quello te che lo ti so dire, chiedo. non te lo so accedere, non lo Ah, so. ok. Per esempio, oggi mi ha fatto fare il riso con i fagioli. Oh, hai capito? Sì, beh, posso dire, aspetta. Ti tratti bene. No. 60 grammi di riso, 20 grammi di fagioli, 20. 5 grammi di cipolla, tutti insieme, ed è pasta e fagioli, riso e fagioli. Oh, perché tu di solito quanto fai di riso? 250 grammi di riso. 80, 80 grammi di riso. 80 Invece in grammi. questo caso 50 grammi è poco, 50 eh. grammi È e un poi pugnettino un proprio. pugnettino, 20 grammi di fagioli sono 20 fasullo. 20 fagioli, pensa te. E 5 grammi di cipolla, sono 2 felle di cipolla. A Ah, e poi basta. Hai mangiato solo quello. pranzo no, abbiamo mangiato 2 carciofi, un carciofo Ah, un carciofo, un a po' testa, d'avorio. lesso. E basta. Basta. E come crudité, come si chiama quella cosa? Il radicchio sulla piastra. E basta. Sì. Allora, secondo me, Senza basta. pane, senza grissini. Due grissini, i grissini Ah. quelli là integrali. Ok, e Due. solo acqua, senza Ah, vino, senza. no, ma vino. No. Io sono convinto che se non riusciamo a portare avanti questa dieta, noi andiamo da Macusio. Ma già ti vedo, che sei più asciutto, È maciato, è maciato. Ma come ti senti? Resisti? Riesci ad arrivare a sera per la Sì. cena o a metà pomeriggio No, ci sbarelli arrivo. perché. Ci abbiamo lo spuntino. Ah, cioè avete pure lo La spuntino. mela, no, Una o uno spicchio? una mela salda, Una mela intera, ok. oppure il vasettino di yogurt. Ah, ok. No, ci aggarba, ci devo dire che Ma lui ci aggarba. lo yogurt senza niente, cioè lo yogurt al naturale, senza miele, senza niente. Qua mela, no,
a volte deve essere quello magro, no? E a volte sì, deve essere con all brain, i cose di Krushko. Ok, e questo sarebbe lo spuntino. Mi permette, signora, di dire questa mala parola, i cazzarielli di Krushko. Ho capito, va bene, perfetto. Scusami. Oh, no, va bene, dai. Quindi stasera cenate così. E anche Christian, cioè, segue la tua stessa... Il tuo assolutamente sì. Allora, stasera abbiamo la lattuga. L'hai detto, 100 grammi di lattuga. 200 grammi di pesce spada. Sì. E la bietalessa, 100 grammi di bietalessa. E basta. E basta. Ok, e poi più tardi vi fate una tisana, no? Abbiamo il dolce più tardi, il dessert. E qua, come il dessert? Ma come, sta da dieta? La tisana. Ah, la tisana, ecco la tisana. La tisana ai frutti di bosco. Ah, ok, ai frutti di bosco, hai capito? Però noi abbiamo comprato pure quella ciliegia. Ecco, ma invece la mattina il pancake, quindi voi non li mangiate più la mattina. Io pancake, che in te cervello, che cosa fai? Ti bevi un caffè? Abbiamo scelto la mattina, ci abbiamo la tazza di tè da alternare con 3 biscotti secchi. Ok. O un frutto o uno yogurtino. E basta. Ma allora da qui a quest'estate, quando ci rivedremo a Ostuni, ma sarete due figurini. Quest'anno, mi raccomando, a Ostuni in un weekend devi stare da me, ti ospito io in un albergo. Bene, va bene, ok. Voglio stare un weekend stanno tutti. Va bene, ok. Ce ne andiamo al mare, andiamo a mangiare le gozze. Buone. Ti porto a vedere il trullo sovrano. Buono, bello, speriamo, no? Che...